Per IdeaWeb siamo con Pierpaolo Carini, amministratore delegato del gruppo Egea. Nella giornata di oggi abbiamo evidenziato quanto sia importante comunque il finanziamento per l'autonomia, no? per aiutare i ragazzi con problematiche. E io trovo che però sia altrettanto importante, e lo dico da ex studente del liceo classico, quando fummo invitati dal gruppo Egea a vedere nel concreto come funzionava, come si lavorava ad Egea. E anche in ottica di lavoro penso sia importante appunto promuovere queste iniziative e far vedere ai ragazzi concretamente come lavora il vostro gruppo. Beh, sì, grazie in primo luogo dell'apprezzamento, ma dall'altro lato ringraziamo anche sempre, come ho anche detto prima, anche di eventuali osservazioni. Io anche al nostro interno dico, beh, cerchiamo di non valutarci così poco da non accettare istituzionalmente osservazioni, critiche e contributi. Valutiamoci abbastanza da metterci in discussione, da accettare eventuali, sulla base di questo, discutendo, questa è un'altra delle radici di questo territorio, accettando la discussione e il confronto, solo da lì si può poi alla fine migliorare. Su questo, oggi siamo un'azienda significativa sul panorama nazionale, anche se siamo nati e cresciuti ad Alba, Langhe e Roero, è un po' la nostra vetrina di eccellenza, ma oggi siamo più di 1200 persone, ne assumiamo più di 40 all'anno, guardiamo, delle 1200 credo l'80% sono di persone residenti nella provincia di Cuneo, dove comunque abbiamo la nostra sede, e che studiano nelle nostre sedi universitarie, in quelle vicine, nei poli universitari di Torino e anche oggi di Milano, che Milano è anche molto vicina anche per Alba, e quindi apriamo delle opportunità, io dico per i migliori, sì, per i migliori, perché abbiamo bisogno di persone valide, ma ciascuno nell'ambito della propria capacità. Nella mia, diciamo, nel mio credo calcistico dico, per fortuna che in una squadra c'è un Cristiano Ronaldo, ma non scende da solo in campo, è un'opportunità per gli altri 10 che vedono che scendono in campo con uno valido e che ne hanno un esempio, ma c'è spazio assolutamente per tutti. L'importante è essere forti e coesi nel portare avanti il disegno di una società per una società e per la società civile in cui tutti poi viviamo tutti insieme, fortunatamente. E ci terrei anche a sottolineare l'importanza dell'ecologia di questo progetto, perché purtroppo troppo spesso anche illustri esponenti internazionali sembrano trascurare questa componente in favore di un consumo, un progresso che rischia di danneggiare l'ambiente. Ma la EGEA sta per ente gestione energia ambiente, l'ambiente è dato da due componenti, quella del ciclo idrico integrato e quella dei rifiuti, ma anche qui c'è da fare tantissimo nella qualità del servizio per i cittadini e nella loro la qualità del servizio è anche data nella conoscenza. I cittadini oggi sono purtroppo spesso scossi dal timore di essere ingannati non solo dalle aziende di servizi ma da tanti settori produttivi. Riuscire a fare in modo e riuscire ad essere credibili diventa un elemento vincente per vendere i prodotti, ma poi anche vincente nel far crescere la società. E noi troviamo molta disponibilità, molta apertura nei plessi scolastici, nei volontari, nei territori, nelle associazioni di volontariato. C'è un grande desiderio da parte della società di partecipare ad un miglioramento del tessuto. E oggi la gente in senso lato ha anche, qualcuno ha delle competenze in più perché ha studiato ambiente, ha studiato medicina, ha studiato ingegneria, e altri che non hanno avuto, diciamo, degli studi specialistici comunque riescono ad approvvigionarsi di informazioni credibili attraverso tanti canali che oggi sono a disposizione. Questo non è una condanna, è una ricchezza per la società, evidentemente. La ringrazio. Grazie.